Dato che il mio povero Wilson non ha idea di cosa sia un condizionatore, partiamo verso la Scozia con 40 gradi in cabina, sperando di trovare un po' di fresco. La situazione è questa qua. Siamo a Dormans, dice Laura. Lei sta cagando, perché... Lei sta cagando e noi siamo fermi perché durante il viaggio la temperatura dell'acqua è morta, è morto il cruscotto, è morto tutto. Per farla in breve... Notolino d'avviamento che ce l'ha nel culo. Il giorno dopo sono riuscito a ordinare il ricambio che mi è arrivato dopo 2 giorni. Purtroppo è arrivato per un Ducato differente dal mio, ma sono riuscito ad adattarlo con un po' di noie. Tutto questo comunque sarà raccontato in un video dedicato. Una volta ripartiti riusciamo finalmente a raggiungere le bianche scogliere di Dover e il nero cielo inglese che ci accompagnerà purtroppo per tutta la nostra permanenza. Il primo castello che abbiamo visto è stato quello di Ele Andonan, famoso per alcune scene del film Highlander. Il castello è rimesso a nuovo, è utilizzato ancora per cerimonie, matrimoni e simili, e addirittura i proprietari in alcuni periodi dell'anno ancora ci vivono. Dopo pochi chilometri attraversiamo il ponte che ci porta sull'isola di Skye, dove finalmente potremo goderci un po' di panorami e trekking in mezzo al verde. Assalito dai moschito, mica non riesco a star fermo, pazzesco. Sono ovunque, ovunque, ti entrano in gola, negli occhi. Dimenticavo, anche i mosquitos e le merde di pecora. Fantastiche vedute. C'è un Stai cazzo da... parlando di me? Sì, esatto. Con questa... come sono Io che ne carina! sei bella. Ciao. Ciao! Ciao. Qui possiamo osservare delle pecore scozzesi che cazzeggiano abilmente lungo il trekking del Queering. Si tratta di uno dei trekking più belli dell'isola e per noi è stato il posto più bello visitato in tutta la Scozia. Forse starò esagerando, ma sicuramente vi consiglio di andarci, perché i panorami sono mozzafiato e non resterete sicuramente delusi. Anche le pecore, nel loro piccolo, amano fare la cacca con una bella vista. La camminata richiede circa 3 ore per essere completata e consiglio di passare da destra e farla in senso antiorario, in quanto si tratta di un anello. Il giorno seguente siamo andati a visitare un altro castello, quello di Dunvegan, compreso il suo enorme parco. Ecco qua anche le solite torrette di pietre, qui adesso ci dedicheremo mezz'ora buttandola via. Quello che vedete è il faro di Ness Point, posto sull'estremità occidentale dell'isola di Skye. Inutile dirvi che sia un posto assolutamente bello da vedere, ma soprattutto è bello dormirci col camper perché il panorama è splendido, non ci sono divieti e non è a pagamento. Tra l'altro, se siete abbastanza alti, potete anche godere di una magnifica vista sulle Isole Ebridi. Grazie. Qui possiamo vedere il faro in tutta la sua maestosità.
Un cielo splendido, Laura che prova a guardare il panorama senza successo. Lungo la strada per il Nesti Faro, come si chiama, abbiamo trovato questo, in questa casa. È semplicemente un frigo con dentro roba che fanno qui in questa casa, che tu puoi comprare. Puoi pagare con PayPal o cash. Lì c'è la cassetta del cash, su ogni confezione è scritto il prezzo, e infatti si chiama l'Honesty Fridge, perché è tutto basato sull'onestà. In Italia ti avrebbero anche fottuto il frigo. Il mattino seguente abbandoneremo l'isola di Skye tra pioggia e malumore, che ci metteranno duramente alla prova. Fortunatamente il trekking del Cairngorm National Park che faremo il giorno successivo ci regalerà una nuova gioia. Pronti a partire per il... un trekking leggero nel... C'è un nome strano che non capisco come si pronunci. Megadeth, io lo chiamo Megadeth. Sì, perché Megadeth, no, Megadeth è una citazione. E andiamo un po' a vedere com'è. Il posto sembra carino, c'è anche un parcheggio figo per dormire, dove noi ovviamente non abbiamo dormito, ma vabbè. Questo sono io che cerco di raccontarvi di essere arrivato sul punto più alto del trekking fatto, ma il vento regna sovrano e difatti non si capisce una ceppa. Toro, a giudicare dalle potenti palle che pendono di sotto. Piove ovviamente, ma là dietro c'è il castello di Edinburgh. Ce l'abbiamo fatta dopo una madonna di ricerca di parcheggi, ma siamo a Edimburgo e vai, andiamo a bagnarci. Finalmente Edimburgo, la città più bella di tutto il viaggio e non solo. Qui ci perderemo tra chiese, castelli in sold out, birrerie e tutto quello che questa magnifica città può offrire. Negozi di souvenir sono questi carinissimi scroti. Molto belli. Bella è la cornamusa, ma che due maroni. Purtroppo la situazione è degenerata. Ho avuto un guasto al radiatore che ha iniziato a perdere un po' d'acqua, tapullato con un meccanico, ma non mi fido ad andare sull'NC500 come era il mio, diciamo, programma originario. Se avessi dei problemi lassù, ovviamente chiamare un car attrezzi, un'assistenza, sarebbe un casino e una spesa che vabbè, non voglio manco pensarci. E quindi niente, con grande rammarico devo rimandare un'altra volta l'NC500. Ma sapete che vi dico? Ma vaffanculo la pioggia, le nuvole, ma il tempo scozzese. Ciao, io sono tornato in continente, qui c'è il sole, mi vado a fare un giro in Francia, nella zona della Somme e in Belgio. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Tra tutte ste pecore ci sono così tante merde che ormai stiamo solo evitando le più grosse.